umano che verrà. Questo è il titolo dell'incontro svoltosi lo scorso 22 maggio presso la Camera di Commercio di Fermo in occasione della 13ª giornata dell'economia. Chiamati a rapporto i giovani del territorio, in particolare gli studenti dell'Istituto Einaudi di Porto Sant'Elpidio, dell'Istituto Tecnico Industriale Montani di Fermo, dell'Ipsia Ostilio Ricci di Fermo e dell'Istituto Tecnico Carducci Galilei, sempre di Fermo. A loro si sono rivolti l'economista di Nomisma, Marco Marcatili, il sociologo dell'Università Cattolica, Massimiliano Colombi, e il padrone di casa, il presidente della Camera di Commercio, Graziano Di Battista. Marco Marcatili, pur parlando di una lenta ripresa dei consumi, ha lanciato l'allarme sul territorio fermano, incapace di diversificare gli investimenti e dunque di produrre ricchezza, incapace di sfruttare quelli che lui definisce antiche miniere e nuovi giacimenti. C'è una situazione generale di scenario che non tranquillizza. Ci sono dei dati positivi, quest'anno l'economia nazionale dovrebbe crescere di un più 0,7%, ma di fronte a questi segnali il fermano sembra non coglierli a pieno. Perché? Per due ordini di motivi. Il primo è che è un fermano che fa le stesse cose che faceva tanti anni fa e quindi ha una specializzazione molto tradizionale. E il secondo è che ci sono difficoltà sui mercati internazionali. Non è vero che tutto va male, che è tutto uguale, perché ci sono pezzi di fermano che sono ripartiti. Non è vero che per tutto il fermano i mercati internazionali sono un problema. C'è stato una debacle sul mercato russo che ha bloccato l'esportazione di un 25%, ma c'è tutto un altro settore che ha consolidato le quote internazionali negli Stati Uniti, in Svizzera e in Germania. Di fronte a questa strategia sui mercati esteri c'è un'altra bella notizia che riguarda il capitale umano di questo fermano. È un capitale umano che risponde, che dice di voler assumere un rischio di imprenditività per il futuro. Questa è una buona notizia, ma anche una responsabilità per il territorio, perché fare impresa oggi è molto più complicato che farla ieri, e fare impresa oggi non si può più farla con dei fogli Excel che ti dicono se devi e puoi investire, perché oggi c'è un tasso di rischio molto maggiore rispetto al passato. È come se noi dovessimo creare una cornice di senso per questi ragazzi dentro cui loro possono infilare alcune grandi idee su cui sviluppare intrapresa. Lasciarli come cane sciolti significherebbe perdere questa loro propensione all'imprenditività, e vuol dire che questo fermano si abituerà sempre di più a guardare i cimiteri, alle cose che muoiono, piuttosto che a darsi da fare per far nascere qualcosa di buono. Lei ha detto che il Fermano è una terra di antiche miniere e nuovi giacimenti, però è difficile far emergere questi nuovi giacimenti. Quali sono le strade, le nuove tecnologie, diceva? Sì, le miniere sono molto chiare. C'è grande voglia di fare impresa, c'è grande voglia di fare manifattura, c'è grande capacità di stare sui mercati. Trivellare i nuovi giacimenti per questo territorio è molto più complicato di altri territori. I nuovi giacimenti sta nel sostenere processi, si chiamano di starting up, cioè di avvio di nuove imprese. È un problema di finanza, perché le banche finanziano solo il credito tradizionale, ma non è solo un problema di finanza, è un problema di contesto generale. Qui dovremmo chiamare a responsabilità le imprese che oggi funzionano, le imprese mature, nell'incubare le piccole e nuove imprese. Quindi questo è un giacimento che abbiamo lì, i giovani che vogliono darsi da fare ma non trovano un contesto. Un altro giacimento è legato all'innovazione. I nostri imprenditori sono molto bravi a fare innovazione di prodotto e di processo, altrimenti sui mercati internazionali farebbero fatica, però non c'è l'innovazione di rottura, cioè quell'innovazione che ti permette di fare nuovi prodotti, di creare delle novità anche rispetto ai paradigmi di domanda e di sviluppo. Questa innovazione di rottura non c'è. Se noi guardiamo le domande di brevetto depositato, il fermano è molto indietro, e se noi guardiamo a tutte le azioni che portano all'innovazione di rottura, il fermano è molto indietro, e questo sarebbe un grande giacimento. E l'ultimo grande giacimento è che il fermano ha un grande capitale sociale. Abbiamo la più alta quota di volontari sulla popolazione e di imprese non profit, però non riusciamo a far diventare questa un'attività economica, cioè sono molto indietro rispetto a questa imprenditorialità sociale che invece si sta sviluppando in tutta Europa e che potrebbe essere veramente la chiave di sviluppo di questo territorio.
Per uscire dalla crisi, ha concluso Marcatini, occorre puntare su start-up innovative e reti di impresa che, di concerto con adeguate politiche industriali, sappiano lavorare alla creazione di quella fashion valley della moda che il territorio fermano ha nelle sue corde. Particolarmente apprezzato l'intervento del sociologo Massimiliano Colombi, che ha parlato del rapporto tra giovani, futuro, istituzioni e imprese, presentando i risultati dell'indagine condotta nelle precedenti settimane tra gli stessi studenti. Emerge un quadro positivo dei nostri ragazzi e del loro rapporto con il futuro, seppur con alcune criticità. Abbiamo alcune buone notizie accanto a alcune criticità. Le buone notizie sono dei giovani che pensano a un futuro possibile, anche se non privo di problemi e di incertezze. Da questo punto di vista i genitori sembrano ancora essere dei consiglieri ascoltati, ma anche gli insegnanti stanno facendo il loro ruolo. In questo senso il fatto che la scuola e l'università siano al primo posto tra le istituzioni a cui i giovani riconoscono una fiducia è sicuramente una buona notizia. La seconda buona notizia sono dei giovani che pensano a un percorso piuttosto che a un posto, pensano che sia importante accedere all'università e pensano che sia importante avere delle esperienze di scuola e lavoro all'estero. In particolare le ragazze sono più vocate alla dimensione internazionale e quindi potremmo dire maschietti più paesanotti e ragazze più international. La seconda questione è che invece il rapporto alle istituzioni, c'è un giudizio critico rispetto alle istituzioni nazionali e a quelle locali, da una parte il comune è l'istituzione sentita più vicina, dall'altra gran parte delle istituzioni però vengono viste come inutili e non prive di problemi sul lato della moralità. È evidente che questo pone una sfida agli adulti, in particolare a tutti gli adulti che hanno a cuore il bene comune, perché come una comunità educa e si educa reciprocamente al riconoscimento del valore delle istituzioni per il bene comune è una sfida che accomuna tutti. Senza buone istituzioni sarà impossibile pensare a uno sviluppo di qualità e a una ripresa a breve termine. E i ragazzi coinvolti, intervistati ai nostri microfoni, si sono ritrovati perfettamente nel quadro descritto da Colombi. E credo che le ragazze hanno più spirito di iniziativa, hanno soprattutto più curiosità, quindi sono più spinte a intraprendere nuove avventure, anche magari all'estero, quindi proprio a immergersi in altre culture. Invece i ragazzi sono più forse legati a magari figure professionali, quindi magari più legate al territorio, oppure se si spostano sempre cercano di rimanere più o meno vicino casa. I ragazzi hanno forse più modelli a cui ispirarsi e quindi hanno più voglia di imitare questi modelli e quindi sono più portati a questo successo, spesso professionale oppure anche nell'ambito per esempio dello sport in generale. Invece noi ragazze forse puntiamo più sul successo forse personale e quindi puntiamo più a sviluppare le nostre capacità, le nostre abilità prima del successo, quindi prima a migliorare e a voler raggiungere obiettivi magari più elevati e poi dopo, se possibile, anche avere successo e quindi essere una figura anche rilevante all'interno della società. Da un punto di vista di voi ragazzi, di voi giovani, come vedete il futuro? Pensate che potete trovare lavoro nelle nostre imprese o magari aprirne una vostra? Guarda, riguardando la scuola che facciamo siamo molto, molto positivi riguardando il futuro perché grazie a varie tecnologie che fortunatamente la scuola ci ha messo a disposizione siamo molto aperti verso il mondo del lavoro, il mondo che va dalle tecnologie a cadde gamme soprattutto e grazie appunto come ho detto prima ai professori che ci hanno dato questa opportunità, grazie alle aziende che ci hanno messo nelle mani facendoci fare pratica appunto su queste nuove tecnologie abbiamo raggiunto un livello importante e quindi credo che nel nostro futuro ci sia una piccola fiammella di speranza riguardante magari un progetto di vita di noi giovani che guardiamo in questo futuro che da come ci dicono non è più roseo, non è dei più rosei. La percezione del futuro generalmente è negativa, però comunque sia
Io penso che comunque in un modo o nell'altro ci si riprenderà. Penso che sia importante comunque fare esperienza all'estero e poi portare comunque le competenze che si imparano in Italia, perché ce n'è bisogno. Penso che andare all'estero sia proprio una lezione di vita, perché riesci a portare nel tuo territorio poi anche nuove idee, ad ampliare proprio la tua mente verso nuove visioni e quindi portare anche innovazione all'interno del tuo territorio. E quindi io diciamo il successo forse è poter insegnare qualcosa, a magari tornare a casa e poter dire oggi ho imparato una cosa di nuovo, oppure sapete cosa è successo magari, non so, in America, quindi poter portare la mia esperienza agli altri, crescere e vedere che gli altri sono anche interessati e quindi vogliono, magari ti fanno domande, quindi vogliono sapere anche di più, quindi penso questo. La soddisfazione dei dirigenti scolastici degli istituti presenti, che da un lato ringraziano la Camera di Commercio per l'opportunità offerta ai propri studenti, dall'altro tengono a ricordare l'importanza del rapporto tra scuola e mondo del lavoro per garantire il futuro dei nostri ragazzi. Veniamo, i ragazzi sono sempre coinvolti e interessati, merito ovviamente la Camera di Commercio che ci invita, ma anche dei relatori che sono stati veramente bravi e coinvolgenti. Lo studio dell'economia del Fermano per i nostri alunni è qualcosa di realmente importante, in quanto studiando economia politica, economia aziendale tra le materie, hanno la possibilità di vedere la realtà del nostro territorio. Poi c'è stato quel sondaggio che è stato fatto tra tutti gli studenti, che ci ha dato delle indicazioni. Quella è importante per gli alunni, ma molto più importante forse per noi del mondo della scuola, che dobbiamo in qualche modo venire incontro a quelle che sono le esigenze. Da questa indagine ho visto che molti alunni, molti studenti in questi ultimi anni pensano come prospettiva più all'inserimento del mondo del lavoro piuttosto che il proseguimento agli studi universitari. I vari progetti di alternanza scuola-lavoro che le scuole fanno, la nostra da diversi anni, sono verso questa possibilità, perché abituano i ragazzi all'inserimento nel mondo del lavoro. E questa esperienza ci ha permesso di vedere che alcuni alunni che hanno difficoltà in quella che è l'ordinaria attività didattica, nel mondo del lavoro hanno soddisfazioni che li gratifica e permette di affrontare con più sicurezza gli studi. Da sempre abbiamo creduto veramente nell'osmosi tra scuola e azienda, perché chiaramente solo attraverso questa, diciamo così, esperienza congiunta i nostri ragazzi ricevono la possibilità di comprendere quanto sia importante la formazione. A volte perdono di vista questa importanza, e questa formazione che acquisiscono a scuola possono agirla in azienda e ritornare a scuola motivati e in qualche modo riportare l'esperienza dell'azienda a scuola, e quindi in qualche modo anche allargare la progettualità che la scuola mette in campo ogni anno scolastico. Soddisfatto il presidente della Camera di Commercio di Fermo, Graziano Di Battista, che vede in questi giovani il futuro della nostra provincia e dei nostri distretti industriali. Sono i giovani che ci hanno spinto veramente nel futuro con quell'indagine che noi abbiamo fatto, e ci hanno dato anche una ventata di ottimismo in un momento dove la situazione è particolarmente complessa. Il paese sta riprendendo quota, sta ritornando alla crescita, noi abbiamo però ancora un effetto onda dove stiamo ripartendo, ma in maniera meno marcata. Questi giovani ci hanno intanto espresso una grande forza di volontà, dicendo che sono pronti ad iniziare attività in proprio. Ora questo si può manifestare sia con l'inizio di un'attività vera e propria, cioè la creazione di un'impresa, ma è anche lavorare in proprio, quello di mettere a disposizione la propria professionalità
in rapporti d'equipe, quello di mettere a disposizione la propria professionalità a livello professionale, quindi esprimere. L'importante appunto è che ci sia questa grande determinazione e anche voglia di fare e coraggio. Io penso che se ci sono questi ingredienti di sicuro ci sono le condizioni per una ripresa, per migliorare l'internazionalizzazione, per utilizzare al meglio, perché i giovani sono maestri, questi strumenti telematici, il web, quanto oggi serve per essere presenti sul mercato internazionale. E soprattutto quello che vedo molto positivo è una scuola che è particolarmente aperta al mondo delle imprese, aperta al mondo dell'economia, aperta a iniziative come queste che sono poi il vivere la quotidianità e prepara i giovani che escono dalla scuola, smentendo in maniera clamorosa il principio secondo cui quello che impari a scuola lì non serve, perché la scuola impara quello che serve nel mondo, ma poi prepara i giovani ad affrontare le problematiche del mondo.